L'ultima domanda a cui rispondere per capire come funziona Bitcoin è quando. È una domanda estremamente importante ed è la prima domanda che porta alla nascita della cosiddetta tecnologia blockchain, un termine oggi decisamente abusato, usato impropriamente in molti altri campi, ma che nel significato originale in realtà doveva essere la risposta a un problema di cronologia. Tant'è che Satoshi Nakamoto, nei primi commenti al codice di Bitcoin, chiamò questa struttura time chain, la catena del tempo. Successivamente adottò il termine blockchain, che è quello che oggi conosciamo anche grazie al hype che è stato generato nei media senza spesso avere idea di che cosa stiamo parlando. Che cos'è la time chain o blockchain? Abbiamo detto che noi possiamo depositare soltanto tot bitcoin ogni 10 minuti, ma chi garantisce che questi 10 minuti siano effettivamente 10 minuti? Se non c'è un server centrale che possa darci un orario preciso, come facciamo a sapere che per esempio alcuni minatori non possano produrre 12,5 bitcoin ogni 5 minuti, ma poi mentire sull'orario di produzione? E ancora, se io trasmetto i bitcoin che ho ricevuto a un'altra persona e poi invece firmo un'altra transazione che ritrasmette gli stessi bitcoin a un indirizzo generato da me e quindi mi riprendo sostanzialmente i bitcoin che ho dato all'altra persona, chi può garantire che nella rete la transazione numero 1 sarà quella che vince, quella che viene considerata vera e non la numero 2, oppure la numero 2 e non la numero 1? Insomma, quando trasmettiamo valore usando PayPal, ogni volta che spendiamo degli euro, dei dollari sul nostro account, del nostro sistema di pagamento online, il server centrale gestito dalla compagnia elimina quei soldi che noi abbiamo già speso, impedendoci di spenderli di nuovo. Ma in Bitcoin non esiste nessuna compagnia e nessun server centrale, quindi chi definisce la cronologia degli eventi? Senza una cronologia definita abbiamo un problema che si chiama problema della doppia spesa o double spending, ovvero ognuno di noi può provare a spendere delle unità firmando con la propria firma digitale, può provare a spendere ancora presso un altro indirizzo magari appartenente a se stesso. In assenza di un ente centrale, l'idea di Satoshi Nakamoto è stata quella di unire la prova di lavoro che permette di depositare nuovi bitcoin con un gioco economico che garantisse che tutti gli attori all'interno dell'economia di bitcoin convergessero verso una sola cronologia coerente, unica, immodificabile o eventualmente nel tempo immodificabile. Che cosa significa? Significa che ogni volta che un minatore deve depositare dei nuovi bitcoin perché dimostra di aver risolto un puzzle crittografico, dentro questo puzzle crittografico lui non mette come contenuto della sua funzione di hash soltanto il deposito dei nuovi bitcoin che assegna a se stesso, per esempio nuovi 12,5 bitcoin al mio indirizzo, ma inserisce all'interno anche una collezione delle transazioni che vede all'interno del sistema e, cosa ancora più importante, inserisce la soluzione del blocco di transazioni precedente che era stato trovato dal minatore precedente 10 minuti prima in media. Quindi noi abbiamo un blocco che contiene un riferimento al blocco precedente trovato dal minatore 10 minuti fa in media, la transazione in cui il minatore assegna a se stesso i nuovi bitcoin generati, più un elenco di tutte le transazioni delle altre persone che si scambiano i bitcoin già esistenti sul mercato. Questo è molto importante perché fa sì che dal punto di vista economico tutti gli attori siano incentivati a convergere sulla stessa storia, su una versione coerente della stessa storia. In realtà si tratta di un problema matematico che non ha soluzioni nette e definite, si chiama problema matematico dei generali bizantini. Non ha una soluzione matematica, ma Satoshi trova una soluzione economica, ovvero se io sono un minatore potrei includere nel mio blocco una transazione che contraddice una transazione passata, ma allora gli altri la considererebbero non valida e io perderei anche il valore della nuova transazione che introduce i nuovi bitcoin che devo assegnare a me stesso. Siccome io ho speso soldi, tempo, corrente elettrica, tempo macchina, ho usurato le mie macchine per risolvere il puzzle crittografico, non voglio a fronte di questa spesa non guadagnare niente. Ho speso dei soldi per fare il minatore, voglio ora guadagnare con i bitcoin che ho depositato. Quindi è un incentivo a creare un blocco che non sia invalido. Questo vuol dire che ogni transazione che gira per il sistema viene depositata all'interno di un blocco che poi verrà minato, verrà scoperto, verrà chiuso da un minatore e tutti i blocchi successivi garantiranno un costo ancora maggiore a modificare il passato ogni volta che vengono scoperti. Cambiare una transazione che è stata seppellita sotto un blocco della blockchain è relativamente costoso, ma cambiare una transazione
che è stata seppellita da 6 blocchi della blockchain è estremamente costoso e non è fattibile da un punto di vista economico. C'è anche un problema però di incentivo ai minatori a includere le nostre transazioni. Per esempio, io sto acquistando qualcosa su un e-commerce, creo una transazione Bitcoin su Bitcoin che io possiedo, firmo con la mia chiave segreta, quindi produco una firma digitale valida che tutti possono verificare, e ora mando in giro questa transazione per confermare a tutti quanti che io ho dato i miei soldi al negozio online per poter ricevere la merce. Ora il negozio online attende che un minatore includa all'interno del proprio blocco la mia transazione, di modo che possa essere sicuro che non potrò farne passare nella rete una successiva che ridà i soldi indietro a me. Non solo, magari il negozio online aspetta che il blocco che include la mia transazione venga a sua volta incluso in un altro blocco e a sua volta incluso in un altro blocco, rendendo la mia transazione sostanzialmente immodificabile. C'è però un problema: qual è l'incentivo per i minatori a inserire veramente nel blocco la mia transazione? Loro vogliono soltanto creare un blocco valido che contenga il deposito dei loro nuovi bitcoin appena portati alla luce. Perché dovrebbero includere anche la mia transazione? Non hanno nessun incentivo a farlo. Magari alcuni minatori, per risparmiare tempo di calcolo, non vorrebbero neanche verificare le transazioni, preferirebbero direttamente inserire un blocco con solo il loro deposito e nient'altro. L'incentivo a questo viene da un meccanismo chiamato fee, o anche mancia potremmo dire, o tariffa. Questa mancia, questa fee, è qualcosa che io attacco alla mia transazione Bitcoin per incentivare, per invogliare il minatore che scoprirà questo blocco a effettivamente includere la mia transazione nel suo blocco. Più la fee è alta, più è alto l'incentivo ad essere inclusa per la mia transazione. Lo spazio all'interno dei blocchi non è infinito, deve essere uno spazio ridotto, e il numero di blocchi al secondo non è infinito. Abbiamo detto che c'è un blocco in media ogni 10 minuti. Quindi c'è una sorta di asta, una sorta di concorrenza per entrare in questo blocco. Più io pago fee, più i minatori hanno incentivo ad entrare nel blocco. Dal punto di vista tecnico, quello che succede è che io, invece di consumare uno dei miei bitcoin e assegnare uno dei miei bitcoin alla mia controparte, io consumo un bitcoin ma assegno magari 0,991 bitcoin. Gli 0,008 bitcoin rimanenti sono reclamabili per diritto da chiunque includerà quella transazione nel suo blocco. Quindi quando i minatori trovano un blocco, nella loro transazione iniziale di deposito non inseriscono soltanto i nuovi bitcoin che vanno messi in circolazione, ma inseriscono anche tutta la differenza tra i bitcoin consumati e i bitcoin ricevuti in tutte le transazioni interne.